Tre settimane al voto, il Movimento 5 Stelle è in piazza per ribadire alcuni punti chiave del suo programma a partire dal reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è la norma che ha di fatto salvato il Paese durante la pandemia. Dati certificati dall'Istat, oltre 1 milione di famiglie non sono scese sotto la soglia di povertà grazie all'esistenza del reddito di cittadinanza. È sicuramente una norma, una cintura di protezione che il Paese non può permettersi di perdere. E sentire persone che guadagnano 500 euro al giorno lamentarsi di persone che ne guadagnano 500 al mese è davvero scandaloso. Queste stesse persone vogliono abolire il reddito di cittadinanza ed è qualcosa che il Movimento 5 Stelle non permetterà mai. Riccardo Duccio, la sua prima esperienza da parlamentare, quali risultati ha portato per il territorio calabrese e vibonese? Beh, per il territorio vibonese in particolare qualche bel risultato è arrivato. Abbiamo ripristinato di fatto la stazione di Vibo Pizzo che era in chiusura, abbiamo fatto fermare i treni veloci, abbiamo fatto riaprire la biglietteria, abbiamo sbloccato il bilancio della provincia, quindi questo ti permette di arrivare, permette all'ente di sistemare le strade, i 12 milioni di euro per il comune di Vibo per risanarne i conti, i 18 milioni di euro sbloccati che andavano persi per il porto di Vibo Marina. I lavoratori socialmente utili, gli storici lavoratori socialmente utili, precari dal 1993, mai stabilizzati, grazie a miei emendamenti e del mio collega Audino, 4.500 persone nella sola Calabria sono state finalmente stabilizzate a tempo indeterminato, dopo 28 anni. Quindi credo che qualche bel risultato lo abbiamo portato. L'ultimo sondaggio prettamente calabrese pubblicato da Termometro Politico per il Corriere della Calabria dà al Movimento 5 Stelle oltre il 20% dei consensi. Sono numeri attendibili? Ma sono numeri che fondamentalmente certificano il trend nazionale. Su scala nazionale tutti i sondaggi danno il Movimento in ascesa di almeno 2 o 3 punti. Storicamente il Movimento 5 Stelle è più forte al sud. E questo non fa altro che certificare il trend nazionale, ma soprattutto al di là dei sondaggi è evidente che i cittadini credono nel progetto del Movimento 5 Stelle e del Presidente Giuseppe Conte, perché abbiamo dimostrato in tutti questi anni una certa coerenza su quelli che erano i nostri progetti e le nostre idee. Tantissime leggi, promesse sono state portate a termine e tantissime battaglie le stiamo mantenendo. Quindi sono numeri che ci danno sicuramente un certo entusiasmo e una certa forza e vedremo ovviamente di andare oltre, perché di certo non ci accontentiamo.